accomodatevi. Grazie. C'era anche una canzone che avremmo ascoltato, no? Su Sandra e Ciro, che magari sentiamo, perché c'è Fellini sempre che vi accompagna. Come te lo guardi Ciro, Sandra? No, perché è un ragazzo meraviglioso, buonissimo, tenero, non sai, generoso, però è un po' timido ed è molto riservato, al contrario di me. E quindi lui tiene sempre per sé i suoi sentimenti, le sue cose, non parla moltissimo, meno che con suo figlio, perché se vedi Ciro e Flavio insieme, una specie di miracolo, c'è una tale amore fra i due, una tale intesa, che tu dici, ma una cosa così non l'ho mai vista. Sono inseparabili. Veramente. Togliamoci subito il dente, perché quando pensiamo a Sandra Mila e al figlio Ciro, che sta il secondo, no? Poi è arrivata Azzurra. Esatto, sì. Tutti si ricordano di Ciro Ciro, perché è stato un momento iconico della storia della televisione. Il programma si chiamava L'amore è una cosa meravigliosa e a un certo punto arriva una telefonata in diretta. E poi ci raccontate tutto. Vediamo. Pronto? Pronto, Sandra. Sì? Ma che fai? Ma non sai che tuo figlio Ciro è stato ricoverato gravissimo a 100 anni? È gravissimo per un incidente, ma che ci fai? Oddio, chi parla? Oddio, chi è? È grave, grave. Chi? Ciro, dove? Oddio, no! Cosa terribile. Oppure qualcuno ancora ti emoziona di vederlo? Ti devo dire di sì, è passato tanto tempo, 1990. Non era successo niente, uno scherzo di pessimo gusto, ma comunque niente, no? Però ancora oggi quando lo vedo penso a quando mi hanno detto, no, perché lui correva in moto. Adesso ci arriviamo, ma poi ci fu pure chi disse che in realtà era un'invenzione, ma... Sì, ma sai come siamo noi italiani? Amiamo costruire dei meravigliosi giocattoli per poi distruggerli. E poi non si è... Ma perché loro ti avevano passato una telefonata e non avevano il numero di telefono poi per risalire a Chiara che sta demente, sì, che sì, aveva sì, fatto ma questa infatti cosa? Fu ritrovato. Veniva da un ufficio dell'Alemagna che allora stava via del Corso. Come no, a Roma. Esatto. E sono andati, hanno indagato... Però ci lavoravano 26 donne e tutte negarono di essere state... Sarebbe stato necessario far provini di voce, cose. Ma poiché non era successo niente, la polizia, tutti avevano cose più importanti di cui occuparsi. E anche no? Tu, siccome sei una donna buona, immagino, hai detto vabbè, lasciamo sì, perdere. Vabbè, ma certo. Poi lì cosa successe? Perché non c'erano i telefonini? No. Allora quindi? No, quindi non lo trovavo, tutti lo cercavano, lui invece lui era a Viterbo? No, ero in giro per Monteverde, una zona di Roma, e praticamente camminavo, non so se mi ricordo se ero in moto, e tu, vedevo le comitive che mi vedevano in modo particolare, come per dire, ma che ci fai qua? Mi avevo avuto in televisione che stai in ospedale. Però lì per lì non avevo capito questa cosa che era successa. L'ho saputa solo dal momento che sono arrivata a casa, ho visto mamma, insomma, tutti i giornalisti, le cose. Quindi tu fino a quando non l'hai visto arrivare, tu hai pensato e avete cominciato a chiamare gli ospedali? Abbiamo chiamato tutti gli ospedali, dappertutto. Chiaramente lui non era da nessuna parte, insomma. Quindi non si trovava, magari pensavo forse fuori Roma, ma dove? E stava a casa, guarda, un inferno. Poi quando l'ho visto, beh... Poi io stavo in moto dalla mattina alla sera. Poi quando t'ha visto, con che ha fatto? Si è messa a piangere? Mi ha abbracciato. Io lì per lì ancora non avevo capito bene che era successo. Certo. Vabbè, veramente persone irresponsabili. E invece tu, appunto, veniamo, tu sei un appassionato di moto. Sì. E fin da ragazzino cosa facevi? Le pinne, si dice sì, a Roma. Le pinne. Cioè, che combinava questo... Combinava che praticamente io ho sempre avuto questa grande passione per i motori. Prima per le moto e poi per le macchine. E mamma praticamente mi ha accontentato subito, perché a 4 anni e mezzo, 5 ho avuto il primo motorino a miscela. Non... Sì, motorino a miscela, c'è cioè una moto vera. La vedi? Si vede. E da lì è nato dal motorino fino alle moto. Però tu correvi per le strade di Roma, sì, e impennavi, che sì facevi? Allora, pensa a questa povera Sandra.
tutti i sabati sera per noi era una tappa fissa andare sulla via Olimpica, la via che praticamente passa in mezzo a Villa Panfili. Tutti i sabati sera c'erano chi andava con la moto e chi per vedere. Si facevano queste cose. C'era passive. Il pubblico così per vedere le follie che faceva lui, capito? Tutti, era una specie di idolo dei ragazzi, perché Ciro, che correva come... Era bravissimo, ma bravissimo. Ma tu sei mai andato a vederlo? No, però non gli ho mai detto non lo fare. Perché non gli ha mai detto non lo fare? Perché non si può trasmettere ai figli le proprie paure, capito? Ognuno si tiene le sue paure. Io mi sono tenuta le mie e lui era giusto che vivesse la sua vita come lui voleva viverla, che la conoscesse lui attraverso se stesso. Era talmente grande lui. La mia passione, al contrario di mio papà, che lui è medico chirurgo e... E lui non che voleva. Diceva? No, lui non voleva assolutamente. No, lui era altro carattere. Lei di nascosto mi prendeva modo. Però no, poi, tu proprio lo hai io morivo, supportato. Morivo, ti giuro, non dormivo finché non rientrava. E quante volte mi sono alzata di notte con la vestaglia, sono salita in macchina per andarlo a prendere, lui era piccolo, perché noi abitavamo... un po' fuori, bisognava fare il raccordo anulare, allora avevo paura di notte che lui col motorino facesse, allora andavo e lui andava avanti, io lo seguivo con la macchina e un vestito. Quando ero piccolo, diciamo, io piccolo. Ma piccolo, sì, perché poi... Ma... E che cosa ti ha trasmesso? Cioè, una mamma che comunque riesce ad anteporre la libertà a qualunque altro tipo di sentimento, no? Questa è la diagnosi di quel vostro comportamento. Che cosa ti ha trasmesso, Ciro, oltre ovviamente la libertà? Guarda, tante cose. Guarda, una cosa che penso che mi ha trasmesso più di tutte è la pazienza, perché lei ne ha avuta veramente tanta all'infinito. E io questa cosa qui ce l'ho con mio figlio, non so dirgli di no per qualsiasi cosa, a qualsiasi momento, a qualsiasi... Giochiamo papà anche se è tardi, cerco di accontentarlo sempre come d'altronde ha fatto sempre mamma per me. Senti, ma una volta accadde pure un incidente brutto, no? Che sì. Successe, Sandra? Cioè, allora, me lo riportarono a casa. In pinna, che in pinna, prima o poi. Non era una pinna? Non era una pinna. Io non sono mai caduto impennando. Quindi tu porti questa, diciamo, questo orgoglio mai. Di... Non le fate queste cose per adesso, lo diciamo ridendo. Ma non lo all'epoca... fate perché è pericoloso. Però appunto l'impennate vuol dire tirar su la moto sì, così. Sì, quella volta non sono caduto per un impennato, sono caduto perché i freni non andavano più, per non andare contro un muro ho girato improvvisamente. Succede comunque. E sull'asfalto con la frutta, maniche corte, senza casco. Ma non sai come me l'hanno portato? Cioè lui era privo di sensi, cioè, aveva i capelli lunghi, allora gli si era staccata dalla cute, no? Un pezzo di cute, i capelli gli arrivavano qua, io non capivo perché da qua gli potevano arrivare qua i capelli. E poi lui stava malissimo, cioè, dice, ha voluto che lo portassimo a casa perché dice che lo deve portare lei in ospedale. Invece lui ha aperto gli occhi un attimo e ha detto, mamma, non portarmi in ospedale. Se no medaglia nei capelli, avevo i capelli lunghi. Che però non me l'ha portava. Detto, non portarmi in ospedale. Era per quello però. Io gliel'ho promesso, dopo lui è svenuto, non ha preso più conoscenza, e tutti mi urlavano, invece devo portare una sua. Ma io gliel'avevo promesso, non l'ho fatto. Però gli ho preso queste due pezzi di cute, gliel'ho riportati sulla testa, gli ho messo delle bende, sai quelle per le ustioni, no? Anche tutto sulla spalla si vedeva l'osso. Ma tu non pensavi che era più sano per lui portare in ospedale? No, perché lui aveva perso conoscenza. Sai che quando c'è un trauma cranico devi stare 24 ore senza fare niente, fermo, immobile, non nessuno può farti niente, anche in ospedale. Dopo le 24 ore. E quindi io gliel'avevo promesso, no? Non potevo tradire la sua fiducia, sono delle cose più importanti di tutto, capito? Il credo. Però devo dire una cosa, Serena, che ogni tanto cambio un taglio di capelli, mi raso, ho questa grande cicatrice, ma si è rimarginata che se mi mettevano i punti non veniva così, cioè, liscissima, sembra una sfumatura. Sotto i capelli? Qua. Sì, qua. Dopo, una cosa così. Cioè, aveva la cute presente staccata, attaccati i capelli. I capelli gli arrivavano qua. E allora gli arrivavano qua, attaccato. Ma io sono entrato in casa, ho detto, no, non ti preoccupare, sono andato nella vasca con lo spruzzo della doccia, mi sono sciacquato, perché io c'è una cosa che devo dire, sangue su di me non fa effetto, ma se lo vedo su un'altra persona,
sarei capace di svenire. Ma su di me non fa effetto. Meno male che non è svenuta la mamma, se no poi era finita. Mi sembra che ce l'abbiamo un filmato con le tue impennate, con le pille. A Roma si dice le pinne. Le pinne. Vabbè, le pinne. Poi c'è Flavio, sì. Tuo è figlio e tuo nipote, guarda, già si intenerisce, si allarga il sorriso, si illuminano gli occhi, lo vediamo. Ciao nonna, adesso sono io a rendere moto. Bravo, campione! Ciao nonna, ti volevo dire una cosa, che ti voglio tanto bene. Ma una delizia! Però sei un bambino meraviglioso, parla come un adulto, un linguaggio forbito, elegante, pieno di vocaboli, ma difficili, non so come fa. Io sono sempre molto sorpresa. E lui mi fa, ma nonna, ma non capisci? È vero, non capisco. E lo abbiamo già messo sulle due ruote. Sì. E senti, vedrai Ciro, quando farà più grande. Ecco, appunto. Senti, vorresti che lei che lui lasciasse Flavio libera come tu hai lasciato Ciro? Libero come no. Tu hai lasciato. Ecco, vedi? No. Posso dire una cosa? Allora, lei all'epoca le mode di tutti i tipi, adesso ho provato a dirgli tempo fa, no, ma sai, mi vorrei. No, ma che scherzi, ma che sei matto, no, lascia stare, è pericolosa. Che volevi fare? Voleva comprare un motorino. No, il motorino. La moto, un'altra volta, ma come c'ha un figlio, ora non può più. Però per anni. Interessante. A me, capito, vabbè, problemi miei, no? Ma lui è un figlio, ha una responsabilità, non può mettere a rischio la propria vita. Senti, ma una mamma zero severità. Che cosa comporta per te Ciro? E poi è mai stata invece gelosa di tue fidanzate? No, guarda, non mi sembra di aver riscontrato la gelosia da parte di mamma. Anzi, io l'ho portata sempre tutte a casa. Sono state anche lunghi periodi a casa. Sì, ma lunghe convivenze. Allora, perché poi i tuoi genitori si sono separati quando voi eravate piccolini. Sì. No? Peraltro lui uscì di casa, lo salutiamo, peraltro, perché... Ieri era il suo compleanno. Ieri era il suo compleanno. Auguri, papà. Gli facciamo gli auguri in ritardo. Come andò che vi siete separati, Sandra? Andò così. Non andavamo più d'accordo, vabbè. Questo succede a molte coppie, certo, no? Poi era una vigilia di Pasqua, io ero andata a cercare delle uova, tre uguali per tutti e tre i figli, perché sennò li chiamano, no? Quando sono tornata a casa lui non c'era. Vabbè, ma avevo da fare i bagni ai bambini, poi da preparare per il giorno dopo il pranzo. Quando sono andata a letto la sera ho trovato un foglio sul cuscino, un foglio di carta a quadretti dei quaderni loro, e c'era scritto me ne vado, penso che sarai contenta. E così è finita una storia che sembrava di quelle, sai, che durano anche oltre la vita, no? E insomma, è stato un po' difficile trovarmi da sola con tre figli, no? Però io non sono una che si spaventa. No, su quello non ho dubbi. Ho ripreso il lavoro dopo otto anni che avevo lasciato qualsiasi forma di attività, del cinema, teatro, tutto. Sai che è strano? Allora, dopo otto anni che ero lontana da tutto, nessuno si ricordava di me. Si ricordano più adesso che allora. E allora ho ricominciato facendo la radio la mattina alle 6. Che vuol dire nessuno si ricordava di te? Quindi chiamavi, hai rilasciato rapporto, sì, sono con Sandra agenti. Milo, mi dica, cioè, e ti ha fatto soffrire questa cosa? Perché insomma, comunque, la separazione, la difficoltà, credo, anche insomma, di gestione. E poi dopo tu dici cerco lavoro e manco si ricordano, è stato un momento... Ma otto anni fuori, adesso se stai un anno veramente nessuno si... Ma otto anni sono tanti, lontano da qualsiasi forma... E non, questa cosa non ti ha fatto soffrire? No, è stato un po' difficile, però
ce l'ho fatta. Ti ricordi come quando, tutte le donne ti sono ricordi fortissima. Quando per scherzo ti dicevo, mamma, guarda che a Roma sono più famoso io di te, alla romana. È vero. Per le moto. Vi faccio vedere lui, Federico Fellini, su Sandra, altro che non si siano dimenticati. Sandra Milo, che cosa ne pensa del twist? A me piace moltissimo, anche se mi fa molto male ballarlo. Perché fa male? Beh, perché io in questo momento sto facendo una cura ingrassante per il film di Fellini, no? E quindi il twist non è molto indicato per me. Sandra è un'attrice con cui si lavora molto volentieri, c'è un bellissimo ricordo dei due o tre film che abbiamo fatto insieme, due film, Otto e mezzo, Gioia degli Spiriti. È proprio un'attrice con la quale è piacevole lavorare, morbida, malleabile, intelligente, spiritosa. E poi le sue qualità, quelle umane, anche quelle sono molto apprezzabili, perché dà al lavoro così un'atmosfera festosa, piacevole. Il difetto più grave è che si sia allontanata dal cinema, ma sembra che questo non le dia pene, appenamenti, angosce, perché mi sembra che insieme alla sua famiglia, con il marito e i figlioli, abbia trovato una dimensione serena. Quindi io come cineasta, ecco, come uomo di cinema, posso rimpiangere che in un cinema così povero come quello italiano di personaggi femminili, la Sandrocchia non ci sia più. Cornetti al burro, brioche, ciambelle, bombolo nella crema, calda la crema, signori, sentite come ce l'ho calda! Perché avevi lasciato tutto per crescere i figli? Per Deborah prima di tutto, perché aveva avuto molti problemi e quindi il tribunale faceva fatica a fidarmela. E allora io promisi che avrei lasciato il cinema, qualsiasi forma di spettacolo, perché allora una donna che faceva cinema era sicuramente una peccatrice. Vabbè, e quindi promisi questo e poi sono stata con i figli per 8 anni. Ho cresciuto lui, Azzurra e Deborah, che stava con noi ovviamente. Dell'educazione sentimentale che ti ha dato la mamma, che cosa ti ha insegnato sui rapporti con le donne? Sui rapporti con le donne, ad essere sincero, poi dice sul fatto quello magari non tradire, quello non me l'ha mai potuto dire una cosa del genere. Non perché te quella, l'ha potuto dire? No, non me l'ha mai. Non no, siamo una lei famiglia di fedeli. Ma la fedeltà è una cosa curiosa, cioè l'amore, capito? L'amore è uno, non sono mai due. Però ci sono a volte altre cose attraenti alle quali non riusciamo a resistere. Ecco, io sono in questo, non sono fedele, è vero, però lo ammetto, no? Non dico no, io sono fedele come fanno tante, poi non è vero, no? E poi c'è un'area, ogni volta, la seconda volta che ci siamo viste tante altre volte, anche non in televisione, però ogni volta che io vedo tua mamma è come se tu fossi pervasa da un'aura di magia, di sovrannaturale, non so, c'è qualcosa che ti accompagna. E quando ho letto la storia di Azzurra, davvero mi sono venuti i brividi, perché non so se tutti lo sapete, ma la terza bimba di Sandra nasce priva di vita, praticamente priva di sensi. Come andò? Beh, lei è nata viva, è nata di 7 mesi, piccolissima, era una creaturina piccola così. Era 700-800 grammi, quant'era? 700, sì. E poi è morta. Allora hanno fatto tanti tentativi. Subito dopo la nascita, quindi? Sì, dopo la nascita. Però non c'è stato niente da fare. Allora, che c'era mio marito in sala parto, c'era suo nonno, che anche lui era un chirurgo, pieno di medici, tutti molto nervosi. Io poi urlavo come una pazza, ce l'avevo con tutti. Non sopportavo l'idea che mia figlia fosse morta. E loro l'hanno presa, l'hanno chiusa dentro una copertina di lana, un pacchettino, e l'hanno messa su un tavolo. Allora è venuta suor Costantina, che è una suora dell'Ordine del Santo Volto, e questa suora aveva già visto nascere lui nella stessa clinica e dice: professore, mi dia la bambina. Cosa vuole? Io risponde: questa è morta, cosa vuol fare? Così c'era molto nervosismo, no? E lei: ma la prego, mi dia la bambina. Sì. Allora hanno preso sto fagottino e gliel'hanno buttato.
Lei, questo poi me l'ha raccontato lei, no? Lei dice che se l'è stretta al cuore, è scesa nella nursery e ha cominciato a pregare la Madonna, perché era il mese di maggio, e poi io pregavo la madre Maria Pia Mastena, che era la fondatrice dell'Ordine del Santo Volto, e ha cominciato a fare tutte le aspirazioni bocca a bocca, tutte le cose che si fanno per rianimare, no? E pare che dopo mezz'ora che lei faceva tutto questo, la bambina ha fatto un respiro. Allora lei è corsa, evviva, evviva! E l'hanno portata, suo nonno e suo padre, dentro una valigetta termica al policlinico. E lì è stata per 3 mesi, tra la vita e la morte. Però si vedeva che lei aveva una tale voglia di vivere, no? E poi ce l'ha fatta. E quando me l'hanno consegnata, che aveva 3 mesi, era così piccola che gli mettevo i vestiti delle bambole, perché gli abiti dei neonati, cioè, ci affogava dentro. Tu avevi solo 2 anni, quindi te lo ricordi appena. Sì. E no, poi questa storia veramente, cioè, incredibile. Un anno e poco più c'era di differenza. Dico, questa storia così incredibile è entrata anche in un processo di canonizzazione, sì, quindi ufficialmente, sì, quello di Azzurra, sì, è stato decretato dalla Chiesa come un miracolo. Un miracolo, sì. Fu Papa Ratzinger a San Pietro nel 2005 che appunto fece questa grande cerimonia, c'era un grande arazzo sopra l'altare con l'immagine di questa madre Maria Pia Mastena, perché la proclamò beata, e da tutto il mondo erano venute le suorine dell'ordine, perché tutte suorine che lavoravano negli ospedali dei poveri, dei cattolici. Allora, e poi c'era tutta la gente del Veneto, perché lei era veneta, no? E tutti a far festa in chiesa, fuori del... E tutti volevano toccare Azzurra, perché era la figlia del miracolo. Infatti lei stava sotto l'altare insieme a tutte le suore. Io no, da un'altra parte, ma il miracolo l'avevo avuto anch'io. E vabbè. E così ci fu questo fatto strano. Non puoi immaginare l'emozione. Guarda, ancora oggi, che è passato tanto tempo, quando ci penso, provo qualcosa di... È incredibile, no? È stato così, sì, emozionante. E così, ecco, queste sono le storie dei miei figli. Hanno tutti delle storie molto, molto complesse, però alla fine ci sono. Io li amo pazzamente, chiaramente, però anche loro mi amano. C'è un bellissimo rapporto fra di noi. E credo anche... di fiducia, di rispetto. Sai, e che poi ho notato tanto questa cosa molto carina, che quando mentre tu raccontavi la storia di Azzurra, Ciro ha allungato la mano, t'ha preso la mano, come a proteggerti. E tu l'hai protetto e lui ti ha protetto nella sempre vita? Sì. Tu sempre. Quando l'hai protetto? Ogni volta che era necessario, io ero sempre pronta. Mi sarei buttata nel fuoco, non so. C'è una cosa che mi ricorderò sempre, quando andavamo in Abruzzo, in una villa che avevamo, e una volta un ragazzo più grande mi diede una frustata con... non mi ricordo se era una cinta, no? E mamma si è fatta tutto il paese con me in mano, adesso andiamo a casa di questo, scappava. Ma tu ti ricordi questa cosa? Che tu adesso andiamo, hanno preso per mano tutto il paese che guardava, e tu volevi andare a casa di questo ragazzo, insomma, per dirgliene 4. Te la ricordi? Ma lui era un bel carattere, perché una volta è arrivato, era piccolo, quanto avrà avuto, non so, 9 anni, 8-9 anni, con un taglio sulla fronte, sulla faccia proprio da coltello, no? Chi è stato? Lui non me l'ha voluto dire, perché era stato un suo amico e non me l'ha mai detto, lo sai? Però io l'ho apprezzato questa cosa, molto, mi piace molto. Che non era un bambino piagnone, nel senso, non veniva, no, da te e per non dire... era uno che tradiva, gli amici. Interessante. Capito? Allora, c'è Lidia Schillaci, che è la nostra The Voice, che ha il nuovo singolo in uscita adesso, ed è proprio un inno alla libertà. Lidia, ci fai ascoltare qualcosa, visto che se c'è qualcuno con la quale si può parlare di... Se anche vestite fucsia uguale. Siete anche, sì, di fucsia siamo uguale. In pandan. Noi siamo contenti di tenerti a battesimo per questa tua nuova fatica artistica, e siccome si parla, grazie, appunto, di rinnovata libertà, di voglia di ripartire, eccetera, mi sembrava giusto omaggiare la Ciro e la mamma Sandra. È un piacere. Vai. Non c'è niente da fermare,
grazie. Cosa auguri Sandra a Ciro? Come, scusa? Cosa auguri a Ciro oggi? Beh, a Ciro auguro, innanzitutto lo ammiro moltissimo, perché io il padre non l'ho avuto. E il padre dei miei figli, di tutte e tre, se ne è sempre occupati, se ne sono sempre occupati pochissimo, praticamente assenti. E quindi è una figura che mi è mancata molto. Allora quando lo vedo lui, che è un padre così meraviglioso, mi ripaga di tutte le mancanze, è fantastico. E, è bello perché insegna a suo figlio le stesse cose che io ho insegnato a loro, la lealtà, hai capito? Il fatto di non tradire mai, di non tradire la fiducia, di... E lui anche, se promette una cosa, è quella, costi quello che costi, ma deve mantenerla. E tu, Ciro, cosa auguri alla mamma? Di vivere ancora 100 anni. No, 100 sono troppi. Una trentina sì, però. Ma certo, grandissimi, grazie Ciro, grazie Sandra. Grazie. Senti,